Would you mind grabbing their binkies? Of course not. Binkies all round, I think. Ooh. I guess it's working. Top! Siamo negli anni 80. Con i nostri Wanda e Visione che sono diventati genitori di due bambini che crescono un casino velocemente. Cosa che inizia un po' a puzzare al nostro amico Rosso. Anche perché Wandone inizia a fregarsene di mostrare i suoi poteri in pubblico ed il mondo intorno a lui glitcha sempre più. Dove sono? Perché mi fate questo? Basta giocare a Sims! E da qui iniziano le liti familiari finché non arriva Silver 2.0. Sì, ma basta, oh, è finita quella parte della serie, eh? Torniamo un attimo a Monica. Dopo essere stata sputata fuori dal Wanda Universe, scopre di essere diventata Chernobyl in miniatura, zuppa di radiazioni. E il capitano Testa de Ca, nel frattempo, decide di mandare un drone da guerra per convincere Wanda a smettere di fa' come gli pare, persuadendola con una missilata. Così, a caso. Oh, me ne dovete andare! Piate questa cosa e ammazzatemi! Certo, presentarsi con un drone da guerra non è che sia proprio la cosa più convincente del mondo per contrattare, eh? Infatti Monica lo fa notare. E di tutta risposta, Capitan De Ca la caccia insieme a Wo e la zinnona, iniziando ad organizzare un piano per abbattere Wandona. Così, random, solo piani geniali c'ha questo, eh? Che succede se muore lei dentro la sua bolla? Non si sa, ma noi ammazziamola, sì! Fortunatamente i tre moschettieri riescono a menare delle guardie senza che nessuno se ne accorga. E senza che nessuno se ne accorga si travestano da agenti. Questa è la parte più surreale della serie, eh. In ogni caso è Halloween. Wanda e Visione si travestono da Wanda e Visione. E siccome ci sono delle piccole tensioni di coppia, lei va con suo fratello e i piccoli Dewey e Malcolm Jules e Verne. Oh, Billy e Tommy! A fare dolcetto o scherzetto. Invece Visione va a fare la ronda del quartiere. E proprio mentre girava nei margini dell'isolato, trova sempre più stranezze, fino ad arrivare al punto di... Oh, ma che cazzo sta succede? Agatha! Agnes, te che sta a fa qua? Ma niente, Visione. Preoccupati delle cose tue, che io vengo dopo, eh? E appunto preoccupato dalla situazione, decide di andare oltre i confini della mappa, uscendo dall'Animus. Il problema è che non è corporeo, è stato partorito dalla mente, dal ricordo, dal dolore di Wanda. Quindi uscendo dalla bolla inizia a smaterializzarsi, finché Billy o Tommy, boh, non lo so, non dice alla madre: ma papà sta a scoppiare, andiamo a salvarlo! E quindi libera la sua enorme potenza, espandendo ancora di più il suo mondo, inglobando anche Darcy Botticelli, che si ritrova là ammanettata perché, vedendo il povero Visione sofferente, ha cercato di convincere gli altri ad aiutarlo. Quindi zaccate, Capitan Testa de Ca, solide e brillanti, signori! Ad ogni modo, Mo Visione ha un nuovo alleato per sbrogliare la situazione. Si fa spiegare un po' le cose come stanno, scopre di essere morto, viene consolato, cerca di andare da Wanda e sostanzialmente se ne va, così, del botto. Ma vabbè, lo ritroveremo all'ultima puntata, ok? Lasciate fa. Intanto Monica vuole rientrare nel Wanda Universe per cercare di convincere un'altra volta la nevrotica a fermare sta mattanza e prendersi sto stramaledetto Prozac. Wow, wow, io sto entrando in wow! Non si sa perché, Mo c'ha dei poteri. Saranno state le radiazioni? Boh, in realtà non si sa neanche che poteri c'ha, ma gli occhi blu sono già un segnale inequivocabile, no? A meno che non sia un vichingo, in quel caso... Ma Wanda non prende bene il suo ritorno, e gli dice che se ne deve andare, prima che gli lancia un'onda energetica che se la ricorda a vita. Ma non la caccia fuori come la prima volta, la lascia là, la fa sei giretti, da sola. Ma vabbè, la riprenderemo all'ultima puntata, lasciate fa. Dopo tutta sta faccenda, Wanda si fa QD un po' da Agnes, ma non trovando più bambini, li va a cercare nello scantinato. I was so patient, waiting for you to reveal your true self. But it's time to look at some real reruns. Agatha è una strega. What the fuck, Marvel? Disney? Le streghe? Ma che cazzo? Ebbene sì, ci stanno le streghe. E scopriamo pure che lei è tipo la strega più forte della storia delle streghe forti, perché ha rubato il sapere magico proibito della magia nera e si è bevuta alle colleghe, spremendole come dei time break. Scusate, ma che cazzo sta succedendo in questa serie? Cioè, non capisco. Insomma, Wanda è stata imprigionata da Agatha, che ci rivela anche di aver creato lei il Quicksilver 2.0 per ingannarla.
Che paraculata questa. Vabbè, in ogni caso sta a rosicà. Perché nonostante sia la strega più forte del reame, vuole le skills di Wanda per controllare mentalmente più persone contemporaneamente, che effettivamente può tornare utile nella vita, no? Ma siccome Wanda non gli può dare una spiegazione per la provenienza del suo potere, rosica ancora di più e la spedisce nella 1408, facendole rivivere i momenti più terribili della sua vita. Tipo quando lei e la sua famiglia vennero bombardati da una bella bomba Stark, grazie Tony, oppure quando l'avevano messa in un laboratorio Hydra dove è stata fulminata dalla gemma della mente, oppure quella volta in cui Visione ha provato a consolarla subito dopo la morte del fratello. Avvoltoio. E come non parlare di quando la Sword stava smantellando la carcassa di Visione. Sì, ciao. Di Visione. E quel genio del tenente Deca gli ha dato un brillante spunto per farlo tornare back alive. Not everyone has the kind of power that could bring their soulmate back online. Veramente, no, non è un mio potere, però... Insomma, andata nel punto in cui avrebbero dovuto costruire la casa per viverci insieme, libera tutto il suo potere. Lo sprigionamento di un'energia talmente incredibile da creare questa realtà tutta per sé. Vabbè, finito tutto sto pippone, Agatha sta a tenere Stephen Tocci in ostaggio e gli dice a Elizabeth: oh, te sei la strega di Scarlet! Ma che senso è Scarlet? Oh, scusa, io sono Elizabeth, ma che sta a dire? Oh. Ed inizia la street fight tra le streghe. Ma vi ricordate il drone lanciato da Wanda al Capitan Hayward? Sì, voi ricordate. Insomma, grazie a sto drone, infuso di magia, riescono a riattivare la carcassa di Visione. Tutto bianco. Non si sa perché, ma tutto bianco. E siccome a Visione gli dovevamo far fare qualcosa, Visione va contro Visione. E voi vi chiederete, ma perché cazzo di motivo doveva andare Visione contro Visione? Ma perché il commissario Deca ha deciso di riprogrammarlo per dar vita al suo incredibile piano. Vuole ammazzare Wandona e il suo mondo fatato, in modo tale da dire al mondo: raga, io vi ho riportato Visione, l'arma più potente della storia. Sto abbastanza sicuro che nessuno lo ringrazierà, nessuno, perché che cazzo ce ne frega di Visione. Peccato che l'agente Wo, seppur ammanettato, questo gli piace ammanettare a tutti, boh, c'è un fetish, riesce a prendere un telefono e a chiamare agli amici di Quantico. Non mi domandate chi sono gli amici dei Quantico, perché non lo so. No, dai, vabbè, sono quelli dell'FBI. Contemporaneamente la battaglia continua. Visione Albino scopre che la sua memoria è stata oscurata per essere più facilmente sfruttabile ed inizia una conversazione con il Visione di colore. In merito al paradosso della nave di Teseo, che noi sappiamo tutti che cos'è, vero? Hipsteracci del cazzo con i risvoltini. Comunque, Visione Colorato sblocca il backup a Visione senza melanina e se ne vola via. Ma dove vai io? Ma che... perché? Nel frattempo, Agatha mette Wanda di fronte ai danni che sta a combinare sta pora gente e decide di rimediare. Ma così facendo, Visione e i figlioletti scomparirebbero, quindi niente, si temporeggia. Si temporeggia sì, ma la breccia che si è creata ha dato la possibilità ad Hayward di entrare in gioco e muovere i suoi soldati contro contro nessuno. Dato che sti ragazzini sono riusciti a... Madonna, ammiraglio testa di cavo, sei veramente una persona orribile. Fortuna vuole che Monica si mette in mezzo e ci mostra i suoi poteri. È tipo fatta de budino. Può tornare utile, no? Non so in che occasione, ma può tornare utile. Comunque la battaglia tra le streghe continua. Wanda, con abilità acquisite sul momento, riesce ad entrare nella testa di Agatha, ma combatterla non è semplice. E poi c'è il piccolo problema del risucchio del potere ad ogni colpo ricevuto, che la rendono praticamente imbattibile. E quindi con tutte le sue forze sferra colpi su colpi, aumentando sempre di più la potenza della rivale. Ma whoopsie doopsie, le ha fatto l'inganno della cadrega! Mentre la colpiva stava castando delle rune magiche, in modo tale da annullare tutti i poteri di Agatha. È diventata una mummia, sì, ma per finta. Hai capito che roba? In conclusione, Wanda diventa super badass col completino figo. Agatha viene imprigionata nel suo ruolo di vicina ficcanaso. Monica è stata richiesta dagli alieni. Il criminale testa di ca finisce in prigione. Visione colorata e i pargoletti scompaiono. Visione albino non si è dato cazzo annato. O perché non va con Wanda, dato che ha gli stessi ricordi dell'altro Visione. Ma non lo so, vabbè. E Wanda se ne va a vivere da eremita, imparando tutto quello che c'è da imparare dal Necronomicon. Fine!